Ciao gemelli, come stai? Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio per te. Partiamo con una carta dalle Intuiti Cards. Vediamo un po' qual è il primo messaggio. I gemelli. Abbiamo la carta 106. Adesso vado a vedere il significato. Allora, 106. Allora, la carta 106 ti dice elenca gli aspetti meno chiari. Quindi è come che tu gemelli, o magari alcuni dei gemelli, poi vedremo gli altri messaggi, debbano un attimo rivedere alcune cose o una situazione e capire bene un po' nella globalità, ok? Dice elenca gli aspetti meno chiari di questa situazione, ok? Quindi per alcuni gemelli c'è un po' anche questa energia, no? Di rivedere un attimo una determinata situazione o anche un qualcosa di sé, anche potrebbe riguardare anche qualcosa che riguarda proprio voi, ok? Prendiamo adesso un oracolo delle Feminine Wisdom. E abbiamo Eos. Eos è l'alba, alba, una nuova luce, un nuovo giorno. Quindi mi viene da dire, gemelli, che tu, dopo aver visto, rivisto, rivalutato una determinata situazione, vedrai l'alba, vedrai un nuovo giorno. Quindi riuscirai, no, a chiarirti le idee, ok? Fondamentalmente su qualcosa. Andiamo a vedere i tarocchi adesso, che cosa ci dicono. Allora, abbiamo un asso di spade, l'imperatore, sette di spade, sette di coppe, tre di denari e la papessa, papa e papessa, wow! Allora, gemelli, innanzitutto qui tu inizi con questo asso di spade. L'asso di spade è proprio un'illuminazione, no? Uno squarcio, quindi come, un po' come l'alba, quest'alba che sorge, no? Un po', quindi come che proprio magari rivedendo una determinata situazione, per chi la deve rivedere, ok? Ci sia proprio una chiarezza di idee, mi viene da dire, ok? Quello che io vedo, innanzitutto qui con la papa e la papessa ci potrebbe essere anche un messaggio specifico per pochi, ok? Che è un messaggio che riguarda una coppia ben strutturata, ok? Questo è un messaggio proprio specifico, per pochi, però lo devo dare. Allora, se per le coppie, diciamo, ben strutturate, ben salde, insomma. Qui ci sono sicuramente, come dicevo, qui anche con questa carta e come si vede anche dai tarocchi, delle cose da chiarire, ok? Quindi c'è una sorta di volontà di collaborare, ok? Ma sicuramente ci sono delle cose da chiarire. Altrimenti io qui vedo, per i gemelli così in generale, che c'è una chiarezza che va al di là, diciamo, della concretezza. È come che veramente mettiate in risalto
viene molto fuori questa cosa degli aspetti poco chiari. Sapete perché? Perché c'è questo sette di spade. Il sette di spade è la carta di qualcosa di poco chiaro, no? Quindi, ripeto, è come se per molti gemelli ci sia proprio a parte che c'è proprio c'è il chiarimento, c'è la chiarezza di idee, ok? Nelle prossime 48 ore ci sarà questa chiarezza di idee. Quindi, in linea generale, il messaggio generale per te, gemelli, è che tu nelle prossime 48 ore, energeticamente riuscirai ad avere chiarezza di idee riguardo una determinata situazione che può riguardare una parte di te, può riguardare più persone, può riguardare una coppia, può riguardare anche con la papessa, potrebbe riguardare anche qualcosa di scritto, un contratto, ok? Anche questo ci sta. Però io vedo che ci sarà chiarezza. Ecco, questa è la cosa più importante, perché inizi con un asso di spade e finisci con la papessa, ok? Quindi la chiarezza c'è. Gli arcani maggiori, il papa e la papessa, sono appunto le carte dominanti e quindi assolutamente c'è questa grande chiarezza, direi. Quindi, gemelli, mi sembra comunque che sia un messaggio positivo. E io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo giro. Ciao!